Una piazza così gremita di persone e di animali non si era mai vista. Più di 100 padroni, insieme ai loro amici a quattro zampe, hanno invaso il centro storico della città nella ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Qui in piazza 20 Settembre ci sono davvero tantissimi animali, ci sono cani, gatti, qualche animale da fattoria, qualche piccolo animale domestico, ma soprattutto tantissimi cavalli arrivati fin qui grazie alle giacche verdi. Che insieme al patrocinio del comune e con la collaborazione della protezione civile e dell'unità cinofila di salvataggio in mare di Fano hanno reso possibile questo momento. Una mattinata arricchita anche da dimostrazioni cinofile sulla ricerca di persone disperse nei boschi o in fitte foreste. La ricerca, i nostri cani lavorano a cono d'odore, praticamente seguono l'odore, le cellule perse dalla persona fino ad arrivare al punto di ritrovo, seguono un cono. Non lavorano sull'indumento della persona, lavorano sulle cellule, sull'odore che trovano e poi arrivati al punto cercano, si mettono lì seduti e cominciano ad abbaiare fino a che il conduttore non arriva sul posto e premia il cane. Il mondo animale, anche se è poco visibile, però è molto presente nella vita dei cittadini. Quindi siamo veramente molto contenti di aver fatto questa manifestazione nonostante le difficoltà e ringraziamo tutti coloro che hanno dato la possibilità di realizzarla. A seguire la tradizionale benedizione. A presenziare Don Silvano Bracci che ricorda l'importanza del santo e il legame tra uomo e animale. L'uomo è cresciuto insieme agli animali sin dagli inizi della creazione, ma ha scoperto la validità degli animali ritenendoli come amici e quindi facendosi vicino a loro ha trovato la disponibilità alla collaborazione, per cui alcuni animali sono diventati cosiddetti domestici, domus significa casa e quindi proprio compagnia dell'uomo, a servizio dell'uomo. Al giorno d'oggi in particolare, specialmente per bambini ma soprattutto per persone sole, persone che non hanno altra compagnia se non di questi animali domestici come un gatto o come un cane. E ci ricorda Sant'Antonio, amante della natura, rispettoso della natura, per questo dobbiamo anche imitarlo nel rispetto della natura, nel farci amici degli animali, ma come diceva lui, più ci eleviamo verso Dio, più ci apriamo anche al prossimo. E allora ecco, la convivenza serena nasce anche da una fede cresciuta. Che egli ci aiuti a crescere nella fede.